Buonasera a tutti e benvenuti. Sono davvero lieto stasera di accogliere il professor Alberto Rizzuti per, lo chiamerei più che un evento, più che una conferenza, perché sarà una relazione dotta su uno che riguarda uno dei monumenti più importanti dell'Antico Egitto, sul quale che già vediamo sullo sfondo e sul quale vorrei dire due parole, che però ci porterà anche alla relazione, all'influenza che l'Egitto ebbe sul greco, sul mondo del Mediterraneo, che ebbe sul mondo greco e sul mondo romano. Adriano, che si definiva un Greculus, e di quel sapere di cui ci parlava del resto già Platone nel libro decimo della Politeia, e diceva era un sapere radicato in più di 10.000 anni. Il professore ci porterà in questo viaggio ai colossi di Memnon, dei primi templi che si incontrano quando si va a Tebe, si attraversa il Nilo, si va a Tebe Ovest, si va in quella che viene definita la città dei morti, e il tempio voluto da Menhotep III ci mette subito in relazione con il nuovo contesto sepolcrale del nuovo regno. Ci sono i templi di milioni di anni cosiddetti, dedicati al culto del faraone e separati dalle sepolture, perché le sepolture saranno a Biban el Moluk, nella Valle dei Re. Sono delle stanze ipogee, ma siccome il culto del faraone è un qualcosa di complesso che non si va ad estinguere il momento del funerale, ma la religione antico egizia ci insegna come ci debba sempre essere un rapporto fra la società dei viventi e fra coloro che invece iniziano un nuovo percorso, il Vehem Mesut, la nuova vita che si svolge nella Duat e che però ha bisogno del rapporto costante con i viventi, ha bisogno delle offerte che vengono portate, ha bisogno dei rituali che vengono svolti, ha bisogno soprattutto di una parola fondamentale che gli egiziani, di un concetto fondamentale che gli egiziani svilupparono, che è quello del ricordo. Preservare il ricordo per radicare la memoria, che peraltro è l'unico modo perché una civiltà non muoia ma continui a vivere. E proprio in questo tempio di milioni di anni, fra l'altro di cui abbiamo molte tracce qui da noi in museo, perché proprio da lì provengono le nostre statue leonine della dea Sekhmet, che abbiamo in grande numero, 21, che furono poste, come le definì il professor Vernus, in una splendida litania di pietra. Bene, ad accogliere il visitatore, e oggi ci sono due statue monumentali sedute che rappresentano il sovrano Menhotep III. In realtà Hurikhsuskhuzian, che è moglie ora vedova del professor Stadelmann, che da anni porta avanti questo lavoro importantissimo nel tempio, un lavoro di recupero, un lavoro di scavo in un tempio che subisce peraltro il fatto di essere attraversato da una strada, il fatto di essere nella parte coltivata e quindi con parti del tempio stesso che sono sommerse dalle acque. Ebbene, passo dopo passo ha cercato di interpretare quale fosse il teminos del tempio, quali fossero le porte monumentali che succedevano, ed è riuscita a trovare molti frammenti di statua e a riereggere alcuni di questi colossi. È un lavoro importantissimo quello che sta facendo, tenendo anche presente che il tempio funse da cava. Chi è rappresentato qui è Amenhotep III, è il padre di Amenhotep IV, quindi il padre di Akhenaton, del faraone eretico che si trasferirà ad Amarna e che rifiuterà il pantheon egizio, avviando il culto del dio solare. E quindi i faraoni successivi usarono questo tempio come loro materiale da costruzione. Il tempio di Meremptah, sempre il tempio di milioni di anni di Meremptah, che è un po' più ad ovest, ha riutilizzato tantissimi dei rilievi del tempio di Amenhotep III. Ma i colossi che voi vedete vengono chiamati i colossi di Memnon. È una domanda che io faccio sempre anche ai miei
studenti, perché spero che nessuno cada nel tranello di dire, beh, Memnon è in qualche modo un diminutivo di Amenhotep III, perché nulla invece, non ha nulla a che vedere con l'antico Egitto, ma ha a vedere invece con una tradizione classica importantissima. Memnon era il figlio dell'Aurora. Mi piace moltissimo il suo titolo, Il suono della rugiada. E la dea Eos al mattino si lamentava della morte di Memnon, che era morto nella guerra di Troia. E come mai si legava questo fenomeno a queste statue che ben poco avevano a che fare, che non hanno nulla a che fare, che rappresentano un faraone della XVIII dinastia? Ebbene, per un fenomeno naturale, per un sibilo che queste statue emettevano nel momento in cui la differenza di temperatura, l'escursione termica fra il giorno e la notte, proprio con l'arrivo dei primi raggi del sole, provocavano questo fenomeno naturale che ora non udiamo più, forse a causa di un terremoto che ne ha danneggiato la struttura, forse a causa di un restauro che non ha fatto in modo che questo non si senta più. Ma la tradizione ha continuato a vivere, la biografia degli oggetti ci parlano di quanto tutto questo fosse importante, di come i graffiti che sono segnati sui lati del trono ci parlano delle visite che in età classica persone importantissime fecero. E proprio di questo cominceremo la nostra passeggiata culturale e musicale questa sera. Mi vedete, sono in compagnia del professor Alberto Rizzuti, che insegna storia della civiltà musicale all'Università di Torino. Fra le sue pubblicazioni più recenti segnaliamo Musica sull'acqua, Fiumi sonori, Fontane magiche, Mari in tempesta da Handel e Stravinsky e Torino sei unica, un'indagine preliminare sul manoscritto Varia 4.2 della Biblioteca Reale. Allora, come si svolgerà la serata di questa sera? Il professore ci parlerà del ruolo di questi colossi, di quello che hanno rappresentato, ma anche di come i colossi siano diventati meta di viaggi e di rielaborazione e come abbiano ispirato artisti e musicisti. Verranno poi lette degli epigrammi che sono incisi sul Colosso e verranno letti da Valentina Monateri e Marta Romagnoli dell'Università di Torino. Due parole anche sulle nostre voci di questa sera. Valentina Monateri è dottoranda in lettere presso l'Università degli Studi di Torino. Recentemente ha pubblicato un capitolo nel volume miscellaneo Reading Shakespeare and the Classics. È membro da oltre 7 anni della compagnia teatrale Via le Sedie, iscritta alla FITA. Marta Romagnoli è laureata in culture moderne comparate presso l'Università degli Studi di Torino e allievi della Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi. Ha recentemente pubblicato un capitolo dal titolo Honor is the Subject of My Story, Aias as Archetype of Antony's and Coriolanus Representation of Manhood. E anche lei è membro da 9 anni della compagnia teatrale Via le Sedie. Allora, io lascio la parola al professore nel ringraziandolo per aver scelto di venire a raccontare questa storia qui stasera e dandoci anche la possibilità di continuare a riflettere su un tema che a me è molto caro, anzi su due. Uno è quella della biografia degli oggetti, che molto spesso è una biografia molto complessa. Si tende sempre a cristallizzare un oggetto in un periodo solo, invece qui ci troviamo di fronte a colossi che da più di 3.000 anni sono in relazione. E questa relazione con i visitatori, con gli studiosi, ha una parola ben specifica nella letteratura anglosassone che si chiama agency. E l'agency degli oggetti, l'effetto, lo stimolo, l'influenza che gli oggetti hanno su di noi è quello che ha portato molti di noi a dedicare la nostra vita a studiarli, ma quello che porta è quel fascino intangibile
che l'antico continua ad avere e che noi cerchiamo di capire perché l'antico, nonostante tanti ritengono che sia passato e morto, in realtà sia così attuale e presente proprio per questo fascino e influenza che gli oggetti hanno. Quindi do la parola al professore, senza dimenticarmi di ringraziare la professoressa Giorcelli, che è stato il nostro trade union e che ha reso possibile questa serata. Grazie. E attivo il microfono. Grazie. Grazie allora al direttore, grazie alla collega che è appunto da Trade Union e grazie ovviamente al pubblico in sala e da remoto. I colossi li vedete qui, ma li vedete anche in un'altra slide d'epoca famosa, credo, soprattutto tra i cultori di antichità egizie e che dà proprio l'idea della dimensione, perché uno legge le misure, ma poi se vede quanto sono grandi gli uomini si rende veramente conto del colosso, dei colossi dinanzi ai quali queste persone si trovano a passare e molti turisti ancora oggi vanno. Noi qui parliamo di un'epoca un po' più remota rispetto all'attuale e parliamo appunto della risemantizzazione di questi due manufatti, di uno in particolare, che come ha detto il direttore è divenuto Memnon. Pare che un qualche ruolo l'abbia giocato anche appunto la somiglianza col nome del faraone, dicono, ma in realtà ci sono anche altri motivi. Lui appunto era figlio di Titone e dell'Aurora, alleato dei Troiani durante la guerra di Troia, ucciso da Achille, e a quel punto Aurora fa una preghiera a Zeus, gli chiede di far rivivere in qualche modo questo figlio caduto proditoriamente, e Zeus concede, ecco, una piccola grazia, nel senso che consente alla madre di sentire la voce di questo suo figlio nel momento del risveglio, dato che lei, Aurora, appunto, è la dea delle prime ore del giorno, alle prime ore del giorno il colosso emette una voce. Ora, come ha fatto questo colosso a emettere una voce? Se vediamo lui, ecco, in primo piano con una foto un po' più moderna, questo dei due è appunto il colosso di cui ci occupiamo. E dunque, com'è che questo colosso a un certo punto si è messo a suonare e poi ha smesso di farlo? Ci sono diverse teorie. Una vuole che, come potete forse vedere, il colosso è pesantemente mutilato e non solo da eventi naturali. Una delle teorie era che fosse stato Cambise, durante un suo passaggio in Egitto, fece diverse cose e tra le altre Erodoto e altri storici antichi lo accusavano di avere menomato in modo irrimediabile il colosso. Però è una teoria che probabilmente risente di un sentimento contrario, ecco, antipersiano, e che invece è rintuzzata da parte di altri storici da una teoria invece più legata a un fenomeno naturale, cioè un terremoto che nel 27 dell'era precedente a quella cristiana ha danneggiato in qualche misura il colosso e ha fatto sì che, questo è Erodoto appunto che propone invece la tesi ostile a Cambise, questo fenomeno fa sì che si danneggi il colosso e da allora, complice la rugiada che appunto si deposita durante la notte con l'umidità, insomma, che la notte porta anche nel deserto, al sorgere dell'alba si asciuga la rugiada e tende a emanare il colosso questa voce. Queste due teorie si rincorrono nel corso dei secoli, ma sta di fatto che da quando questo colosso comincia effettivamente, non a ogni alba, ma frequentemente a parlare, diventa un'attrazione, diventa quindi la visita al colosso di Memnon è una sorta di punto obbligato dei viaggi in Egitto. Noi qui tiriamo fuori i casi di tre visitatori eccellenti. Il primo, sono tre imperatori romani, il primo è Germanico, Germanico che, vedete, ci va nel 19, e cioè a 40 anni, più o meno 45 anni dall'inizio, o almeno da quel terremoto. Il secondo imperatore ci va più di un secolo più tardi, Adriano, uomo di grandi studi, cultore della cultura greca, dell'Oriente, insomma, uomo
che univa ovviamente alla necessità di dominio e di controllo territoriale anche una profonda attenzione dal punto di vista culturale. E poi il terzo è Settimio Severo, che ci va una sessantina d'anni dopo Adriano, e una di nuovo delle teorie attribuiscono a lui un tentativo di restauro che è veramente un'esemplificazione classica della cosiddetta eterogenesi dei fini. Lui è andato lì, a quanto pare, per restaurare questo colosso che era stato danneggiato, ma così facendo ha fatto sì che questo colosso cessasse di produrre il suono all'alba, perché evidentemente i restauri hanno fatto in modo che quegli aspetti di cedimento strutturale venissero meno e fosse quindi possibile preservare il monumento che è giunto fino a noi a prezzo però della fine della sua facoltà di emettere un suono. Ora, ci sono appunto testimonianze d'epoca che scorriamo velocemente. Una è di Strabone. Strabone, nella sua geografia oramai in età avanzata, ricorda una visita effettuata poco dopo il terremoto, durante un suo viaggio in Egitto, e lui ne parla di questo fenomeno in termini un poco scettici. Dice nella sua geografia, in quel capitolo che è segnato, credo vediate il riferimento, sì, dice: qui ci sono due colossi che sono vicini l'uno all'altro e sono fatti ciascuno con un monolite. Uno si è conservato, dell'altro solo le parti superiori, c'era stato appunto il terremoto. Dalla seduta in su caddero durante un terremoto, così si dice. Già lui che lo vede qualche anno dopo, così si dice. Si crede che una volta al giorno un rumore, come di un colpo non grande, emani da questo che è rimasto nel trono e nella base. Avete visto che è rimasto sul trono con la base. Anch'io, dice, quando ero lì con Elio Gallo, appunto il prefetto dell'Egitto di quegli anni, e col seguito dei suoi amici e dei suoi soldati che andavano ovviamente in gruppo, verso l'ora prima, quindi all'alba, ho sentito il rumore. Ma se provenisse, questa è la cosa interessante, dalla base dal colosso, o se il rumore fosse fatto di proposito, ad arte, da qualcun altro che era collocato intorno alla base, non sono in grado di affermarlo con certezza. Quindi pone il dubbio, tra l'altro in Egitto erano bravissimi a costruire gli organi idraulici, cioè con dei sistemi di conduzione di acqua nei tubi, provocavano dei suoni che sono rimasti modelli ancora nel Cinquecento. Villa d'Este, il famoso organo idraulico di Villa d'Este, costruito nel Cinquecento, è un erede di quegli organi lì. Quello di Villa d'Este pare che a un certo punto riuscisse a suonare addirittura dei madrigali, eravamo nel Cinquecento. Qui magari era un po' meno raffinato, però ecco, lui insinua, non credo per cattiva coscienza, dice, però sono talmente bravi che magari riescono, no, a produrlo in modo artificiale. Dice, comunque, dice, preferisco, essendo oscura l'origine, credere a qualsiasi cosa piuttosto che il suono venga da pietre così fisse, così stabili. Quindi, diciamo, prende un po' le distanze da questo entusiasmo. Plinio il Vecchio, che invece scrive la storia naturale qualche tempo dopo, è datata al 77-78, poco prima dell'eruzione di Pompei, parla in questo caso, parla di alcuni marmi che ha visto in zona, e dice un blocco, ne elogia uno tipo ferroso, parecchio stabile, parecchio forte, dice uno non dissimile da quelli che ho citato, si dice sia nel santuario di Serapi di Atebe, impiegato per una statua, si crede, anche qui c'è un problema di attribuzione dell'identità, si crede, di Memnone. Di essa raccontano che all'alba di ogni giorno, quando i raggi del sole la toccano, emette uno scricchiolio, crepare tradunt, dicono, scricchiolio, rumore, Strabone, scricchiolio, Plinio. Varchiamo la soglia del secondo secolo, Tacito, si riferisce alla visita che aveva fatto Germanico tanti anni prima, quasi 100 anni prima. Germanico fu incuriosito anche da altre meraviglie, parla di tutto ciò che ha visto Germanico, prima fra tutte la statua in pietra di Memnone, qui dubbi sull'identità non ce ne sono più, di Memnone, Memnone, Saxia e Figes, non c'è dubbio.
che emette un suono. Questa è la prima delle testimonianze antiche in cui compare proprio la parola sonum, quindi rumore, scricchiolio, suono, che magari nel corso del tempo la rugiada, chissà, è riuscita a tramutare quello che era un rumore, uno scricchiolio, in un suono. Quasi una voce, addirittura, vocale in sonum, quasi una voce, quando viene illuminata dai primi raggi del sole. La terza testimonianza che porto, ce ne sono anche altre, ma noi ci fermiamo all'altezza dell'età di Adriano, è quella di Giovenale, che in una sua satira dice: tutti, o Volusio di Bitinia si rivolge a un interlocutore, sanno che i culti d'Egitto sono di pazzi adoratori di mostri. Qui c'è una presa di distanza proprio dal, sono satire del resto, dalla cultura egizia. Si prostrano davanti a un coccodrillo, un'ibis gonfiata di serpenti gli suscita timori sacri. Dove le magiche arpe tremano, fra gli squarci di Memnone, dove l'antica Tebe giace distrutta, la statua d'oro di uno scimmione sacro fa luce. Insomma, prende una posizione parecchio critica rispetto a... Però anche lui parla di questo fenomeno. Perché ci fermiamo al tempo di Adriano? E ci fermiamo al tempo di Adriano che parliamo di una visita eccellente, cioè quella appunto di Adriano, il quale viaggia, va in Egitto, ma ci viaggia con un seguito, anche lui. Una, il ritratto non è detto che sia lei, però possiamo, abbiamo qualche possibilità di immaginare che fosse più o meno così, era una poetessa che faceva parte del suo seguito, un uomo di lettere, un po' come in età moderna, e le grandi corti si spostavano in Europa portandosi dietro le cappelle musicali, anche loro si spostavano con un seguito non solo di soldati e di funzionari, ma anche di artisti. Una poetessa, e c'era anche la moglie, Sabina, che accompagnava appunto Adriano. E almeno quando sono partiti da Roma, fino a qualche settimana prima, del seguito faceva parte anche Antino, che era il favorito di Adriano, il quale, in circostanze mai ben chiarite, aveva trovato la morte qualche settimana prima. Quindi Adriano era in un momento in cui, insomma, aveva sì, un atteggiamento, diciamo, la sua curiosità intellettuale era un poco scalfita dal dolore per la perdita del suo favorito. Allora, di questa poetessa Iulia Balbilia si sa abbastanza poco, però è per certo l'autrice, l'unica produzione sua che conosciamo sono gli epigrammi che appunto ha lasciato lei sulla base del Colosso di Memnone, per testimoniare la visita sua, di Adriano e della imperatrice. Si tratta di quattro testi che sono scritti in greco e che non riproduciamo qui, quattro testi che si riferiscono a situazioni lievemente diverse, appunto uno parla della sua visita, uno accredita lei stessa come poetessa, un altro riferisce della presenza dell'imperatore. Noi sappiamo che la visita ebbe luogo nel 130, nel novembre del 130, quindi quest'epoca qua. E sappiamo che stettero nei pressi almeno del Colosso diversi giorni, perché sono riferite più visite, quindi immaginiamo che avessero, diciamo, preso alloggio nei pressi, insomma, e andassero ripetutamente a sentire il Colosso. Noi questa epigrammi li vogliamo un poco portare alla vostra attenzione, sono noti agli studiosi, ma abbiamo provato a rielaborarli in una forma lievemente narrativa, cioè lasciando gli epigrammi essenzialmente inalterati, ma visto che la poetessa ci andava accompagnando l'imperatrice, abbiamo provato a immaginare la dinamica per cucire insieme questi quattro epigrammi e offrirli alla vostra attenzione. E allora convoco adesso qui le nostre due attrici, Valentina Monateri e Marta Romagnoli, le quali ci aiuteranno a ascoltare in traduzione italiana ovviamente le parole di Iulia, la poetessa, e le parole apocrife, sono io il responsabile, della imperatrice. E per farlo abbiamo pensato di farci accompagnare da Robert Schumann, e io quindi mi siederò qua e insieme a loro cercheremo di raccontarvi in una decina di minuti questa visita.
No, quella la lasci lì, grazie. Grazie. Sì, sì, grazie, grazie. Ah, no, no, certo. Ecco, tanto per... Scusate, faccio solo scorrere. Ecco, qui le vediamo insieme. Sabina è sicuramente lei, imperatrice. Balbilla, forse. Come il Colosso, come se fosse arrivato Settimio Severo. Ah no, forse qualcuno l'aspetta, forse nelle prove, scusate. Funziona. Scusate. Figlio dell'Aurora e del vecchio Titone, tu che stai seduto di fronte a Tebe, città di Zeus. O Amenoth, re egizio, come narrano sacerdoti esperti di antichi racconti, salve. Parlando accogli con benevolenza anche costei, Sabina, sposa veneranda del mio signore Adriano. Lo sposo è triste, Iulia mia, piange in silenzio il suo Antino, scomparso tra i flutti sotto l'ultima luna, e come lui tace Memnone in quest'alba infuocata. A te, o Memnone, mozzo lingue e orecchie un uomo barbaro, l'empio Cambise. Certo così pagò a te il fio di una morte funesta, colpito dalla medesima punta di spada con cui uccise, spietato, il toro Api. Non fu il figlio di Ciro a deturpare Memnone. Fu un sisma tremendo, nell'anno primo del divo Augusto. Non dar retta, Erodoto, o Iulia, non ti far trasportare dal suo odio. Al divino Api, Cambise dedicò un sarcofago suntuoso nel Serapeo di Saccara. Andremo a vederlo fra qualche giorno. Non credo che questo tuo simulacro possa perire, o Memnone, avendo io avvertito chiaramente l'immortalità della tua anima. Infatti, i miei genitori e i miei avi furono pii, il sapiente Balbillo e il re Antioco. Balbillo, genitore della mia regale madre, e il re Antioco, padre di mio padre il re. Dalla loro schiatta ricevetti anch'io, Iulia, il nobile sangue. Thank you.
Oggi non mi sento di affrontare nel buio il cammino impervio che conduce al Colosso. La mia notte non è stata buona, Iulia. Offri tu, generosa allo sposo, ancor sempre abbattuto, il conforto dei tuoi versi ispirati. Accolse il mio signore Adriano restando in silenzio, affinché la bella Sabina, sua sposa, ritornasse in questo luogo. L'aspetto attraente della mia imperatrice ti rallegrerà, o Memnone. Lancia a lei, quando la vedrai, uno schiocco divino, affinché l'imperatore non s'adiri. In vero tu, audace, la trattenesti in vano l'altro giorno. Temendo la potenza del grande Adriano, improvvisamente parlò. Avevo saputo, infatti, che, infiammato da un raggio di sole, Memnone emetteva un suono. Appena vide Adriano, ancor prima che albeggiasse, ieri mattina gli disse: «Salve!» «Davvero, o Iulia, dinanzi allo sposo, Memnone ha parlato? Allora è vero quel che racconta Plinio, quel che narra Tacito, quel che dice Giovenale, che Tebe sussulta spesso, all'alba, al suono del Colosso.» «Sì, e più tardi, quando Titone, slanciando nell'aria i suoi cavalli bianchi, manteneva in ombra la seconda misura delle ore, alla stregua di un bronzo percosso, Memnone lanciò un nuovo, acuto stridio, porgendo un saluto all'imperatore. Quindi produsse ancora un terzo schiocco. Allora il mio signore ricambiò ampiamente il saluto e poi lasciò sulla pietra tebana alcuni versi al fine di tramandare alle generazioni future quello che ebbe modo di vedere e soprattutto di udire. Apparve così chiaro al mondo quanto egli sia caro agli dèi. Domattina mi farò forza, o Iulia, e affronterò insieme a te il cammino sulla sabbia indurita dal vento. Se l'aurora e Titone mi saranno benigni, avrò modo di udire anch'io il suono della rugiada. Balbilla, ascoltai in questo giorno dalla pietra parlante il suono divino del grande Memnone. Giunsi fin qui in compagnia di Sabina, imperatrice amabile, mentre il sole compiva il percorso della prima ora,
nel 15° anno del signor Adriano, nel 24° giorno del mese di Atir. Complice era Robert Schumann, e questo che abbiamo sezionato funzionalmente alla lettura è il primo dei canti dell'alba, li chiamò così Schumann, Gesänge der Frühe, dedicandoli in una versione poi non finita nella stampa. Siamo negli ultimissimi anni della vita di Schumann, negli anni 50 dell'Ottocento, lui era già in uno stato mentale un poco alterato, li dedicava nel manoscritto a Diotima. Diotima era la poetessa a cui si riferiva Iperione, il personaggio di Hölderlin, l'eremita in Grecia. Siamo, nel caso di Hölderlin, alla fine del Settecento, ed è appunto questo grande balzo che adesso compiamo sulle sue note, per arrivare a un'epoca in cui la figura di Memnone diventa un moltiplicatore di idee, incrociando la temperie romantica, la figura tragica di questo figlio morto che invoca l'aiuto della madre e Dio glielo concede, lui emette quello che è un suono che la madre può percepire quando magari non ci sono le nuvole. Insomma, è una figura che diventa immediatamente una metafora di una nuova alba, di un nuovo mondo, di una nuova sensibilità. E infatti ci sono molti gli autori che si sono rifatti a Memnone, ma io scelgo uno che appunto è proprio di quegli anni, Novalis, che scrive Oltre agli inni alla notte, questa è una frase che è presa dai suoi scritti filosofici, e dice appunto in traduzione: lo spirito della poesia, del Geist der Poesie, è la luce del mattino, quella che fa risuonare la statua di Memnone. Ecco che questo fenomeno, questa volontà di rinnovamento, quest'alba di una nuova epoca, siamo appunto proprio negli anni del cosiddetto romanticismo nascente, il romanticismo di Jena, 1801, ha in Novalis un grande interprete. Ecco, benché scritti a metà dell'Ottocento, i pezzi di Schumann nascono da un romanzo che è scritto invece negli ultimi anni del Settecento, da Hölderlin, figura colosso, se altro ne esiste, nella letteratura, tragico anche lui, chiuso in una torre per tanti anni, poeta, prigioniero della sua intelligenza, con un destino molto simile a quello di Schumann, che muore poi anche lui in un sanatorio a Endenich dopo un tentativo di suicidio nelle acque del Reno. Insomma, ecco che Memnon entra allora in questa nuova corrente di pensiero. Abbiamo fatto un salto colossale, ma non importa, questa è l'epoca nella quale tanti autori si affollano intorno a Memnone. Ne citiamo un altro molto meno noto, almeno agli studi generici di letteratura. Johann Baptist Mayrhofer era un poeta con un forte interesse per la cultura classica viennese, viveva nella Vienna della Restaurazione, dove l'alba del nuovo mondo si poteva annunciare sì, ma sotto il giogo asburgico, sotto il giogo della Restaurazione, quindi bisognava parlare per metafora. I giovani erano cultori delle grandi figure della classicità, perché non potevano esaltare ovviamente i nuovi agitatori, i nuovi poeti, che erano molto censurati. Pensate che nella Vienna di Schubert e di Beethoven era vietato Schiller, dico Schiller, ecco, non un rivoluzionario, Schiller. Era sottoposta a censura. Bene, Mayrhofer scrive un testo, che è quello che ho anche distribuito, perché ho paura che sia un po' piccino se io lo proietto qua, ma forse dalle prime file si legge. C'è un handout che ho chiesto alle collaboratrici di diffondere. Questo è un testo che adesso vediamo brevemente. Guardo solo l'ora perché non voglio far tardi. Un testo, come vedete, che racconta o immagina un canto di Memnone. Prego. È un canto che Mayrhofer mette in bocca a Memnone, immaginando appunto un desiderio, potete leggerlo con calma, mentre io lo accenerò al pianoforte,
desiderio di unione con la madre, vedete proprio alla fine, desiderio di unirmi a te, dea del mattino, e lungi da questo inutile tormento, dalle sfere della nobile libertà, del puro amore, spandere qua giù la luce di una pallida silente stella. Questo è il desiderio di Memnone, quindi proprio emblema del desiderio. Questa poesia è intonata da Schubert, che era un grande amico di Mayrhofer. Dopo Goethe è il poeta che Schubert ha intonato più frequentemente, Mayrhofer, e soprattutto era scritta da un ventenne Schubert, con la speranza che il Lied fosse cantato da un grande cantante abituato a sostenere ruoli tragici. Si chiamava Vogel e aveva la caratteristica di essere un grande interprete di ruoli classici. Era stato Oreste in un caso, in un'opera di Gluck, nell'Ifigenia in Tauride, ed era stato Creonte in Medea, impersonandolo con grande icasticità. Ora, vedete, è un testo strofico, ma Schubert fa quello che fa molte altre volte. Ci sono due modi per, in genere, affrontare un testo e metterlo in musica. O scrivere una canzone strofica, un testo musicale su cui le strofe si ripetono, oppure provare a dedicare a ogni strofa una musica specifica. Ecco, Schubert in questo caso adotta questa seconda strategia e concepisce una specie di scena tragica. Scena tragica al pianoforte, fatta ovviamente per un gruppo di amici, una composizione per voce e pianoforte, ma riesce, e l'edizione di questa opera fu proprio dedicata a questo cantante, con la deferenza, scritto Dem Sänger, al cantante Josef Vogel. Bene, qui anche le critiche del tempo, che uscirono sui settimanali viennesi, culturali, dicono che il suono di questo colosso Schubert l'ha fatto sentire nelle prime battute, all'inizio, cercando, infatti la voce entra dopo un po', e Schubert come immagina questo suono? Beh, lo immagina col nitore dei vent'anni. Dal rumore di Strabone allo scricchiolio di Plinio, forse siamo più vicini al vocale sono di Tacito in questo caso, almeno questa è la riconfigurazione romantica di questo rumore. Però appena la voce entra, un personaggio tragico si staglia, il grande cantante d'opera che aveva quasi 50 anni, quindi era un compositore, un artista affermato, non era un ragazzo come Schubert che aveva 20 anni, prende il centro della scena, l'orchestra, il pianoforte ridotto sull'orchestra, praticamente si ferma, inchioda qui degli accordi, e la linea della voce è subito quella di un recitativo. Leggete l'italiano, solo una volta al giorno mi va di parlare, sempre avvezzo al silenzio e all'afflizione, dice Memnone si è preso il centro della scena, è un canto che, da quale ovviamente traspira proprio questo dolore, questo risveglio faticoso ogni mattina, ho solo voglia di parlare una volta al giorno, io l'unica volta al giorno spero di unirmi all'aurora. Poi la voce sale, Vendur di notte, fanno le nebbie. Ebenbauer, Aurora pur strahlen liebenbrechen. Quando pur strahle liebenbrechen, i raggi dell'aurora infrangono i muri di nebbia della notte. A quel punto si risente di nuovo il suono, ma più in alto, più all'acuto. Seconda strofa,
alla tragedia, il suono io lo produco, ma chissà come lo interpretano le persone che lo ho. Io, per me, gli uomini ho un'armonia, perché io sono bravo, riesco a produrre un bel suono, ma io soffro dentro, capite? È proprio la quintessenza del pensiero romantico questa, eh? La sofferenza del singolo a fronte del piacere degli altri, la difficoltà nell'espressione, l'impossibilità di andare oltre la parola, affidare alla parola un sentimento non esprimibile a parola. Orens indesse armonien, freilich die Klage, il lamento, ses melodisch künde, perché io sono bravo nel trasformare in musica il dolore, il lamento. Und wurde dich gutes Rauerunde. Attraverso la poesia, proprio la poesia diventa oggetto di poesia, attraverso la poesia, il calore della poesia, riesco a smussare gli spigoli. Vermuten sie mir ein sbocciare, un beato sbocciare di vita, una cadenza, beato sbocciare di vita. E adesso veniamo invece a cosa succede quando bacia la statua in me, dopo il contatto col braccio della morte, perché a lui gli risveglia l'idea che lui in realtà è morto, l'aurora, questo è il dramma. E qui ovviamente... balzo, da vera grande voce tragica, la sua voce è andata qua giù quando nel cuore i serpenti si attorcigliano, vile, grande balzo, Genardo, von meiner Schmerzi, grande fühle, müde, nur spielte verlangen, un desiderio inestinguibile. Fine della terza strofa, vedete che ogni strofa Schubert descrive la situazione con musica nuova. Questa si chiama Durchkomposition, cioè composizione non meccanica, ripete sempre la stessa musica sulle parole diverse. Ogni strofa deve avere la sua musica. E veniamo all'ultima, su quale chiudiamo. Mit dir des Morgens geht. Il mio desiderio di unirmi con te, dea del mattino, zu einen und weit. Questo finale è molto poetico. Qui c'è anche interessante, Bayerhofer aveva una musa realmente tragica, scrive questo testo pieno di disperazione, Schubert è giovane ancora, e tutto sommato la musica ci dice che forse il desiderio di Memnon un giorno sarà soddisfatto. Qui dice, un weit è lontano, von diesem nichtigen Getriebe, da questa, come dire, occupazione quotidiana, questa banalità, diventare che cosa? Aus Sphären edler Freiheit. Di nuovo, aus Sphären. Amore, fare cosa? Ein stiller bleier Stern. L'idea di divenire una stella, silenziosa, pallida, ma che comunque riluce. Ein stiller bleier Stern, er habe zu scheinen.
trompete, ai Tiller Blei verspätera abzuscheinen. Ottimistica, in qualche modo. Questa cosa non oggi, ma un giorno avverrà. Ecco Schubert. Vedete, era nato nel 97, 1817, aveva 20 anni quando questo Lied fu composto. Brahms, 40 anni dopo, trascrive per orchestra questo Lied, per dargli una circolazione più ampia, per iniziativa di un suo amico baritono, Julius Stockhausen, il quale gli chiede di trascrivere alcuni libri. Schubert era morto, oramai era un po' dimenticato, e Brahms fu un grande cultore di Schubert e trascrisse per orchestra, voce orchestra, alcuni leader. E ci portiamo con lui agli anni 60 dell'Ottocento, dove è morto anche Schumann nel frattempo, siamo in un'epoca nuova, e arriviamo a questo signore qua, che è quello che ha annunciato dentro la presentazione della conferenza. Ho ancora un quarto d'ora? Grazie, direttore. Abbiamo Henrik Ibsen, il quale negli anni 60 dell'Ottocento, lui è norvegese, ma ha abbandonato la Norvegia. È scappato via perché, i nordici si sa, vengono spesso nel Mediterraneo, e non è venuto a Torino, Ibsen è andato. Anche se Torino, bisogna dire, fu proprio il Teatro Carignano, è qui, sì, da questa parte. Il Teatro Carignano fu nel 1928, centenario della nascita di Ibsen, il primo teatro a mettere in scena Peer Gynt, il dramma di cui vi parlerò tra un attimo, che è anche il dramma più famoso di Ibsen. Torino in questo fu ci vide lungo. Però ecco, no, Ibsen andò a Roma, a Ischia e a Sorrento, in queste tre località scrisse il suo dramma Peer Gynt. Scappando dalla Norvegia perché nel 1864 la Norvegia, che allora faceva parte insieme alla Svezia di un unico regno, aveva, dopo molta diplomazia, molte promesse, aveva alla fine negato l'aiuto ai fratelli danesi contro le forze imperiali, l'impero tedesco, per la contesa dello Schleswig-Holstein, che è quel pezzettino, la lingua di terra che sta fra la Germania e la Danimarca, che è oggetto di contese, un confine che si è spostato nella storia varie volte. L'attuale confine è quello determinato dall'esito di questa guerra, perso dalla Danimarca anche a causa della ignavia, diceva Ibsen, dei popoli fratelli che non li aiutarono. Quindi lui vide in questo una specie di, come dire, lui diceva di trollizzazione dell'essere umano, cioè anziché essere degli uomini noi siamo diventati dei troll, cioè dei nanerottoli, gente che sta sottoterra, senza una dignità, siamo degli smidollati. Dice una frase a un certo punto interessante, cioè è un aforisma ma è carino leggerlo: i norvegesi contemporanei non avevano evidentemente a che fare col loro passato glorioso, quello delle saghe ovviamente, più di quando gli attuali pirati greci avessero con la schiatta che salpò alla volta di Troia, sostenuta dagli dèi. Ecco, questa era un po' la sua sensazione. Quindi da questa sensazione di disagio per il proprio paese, di appunto trollizzazione, vedere questa umanità, lui crea questo personaggio attingendo a una saga popolare, Peer Gynt, il quale è un personaggio che personifica, appunto, riassume questo tipo di attitudine umana, cioè un conta storie, un conta frottole, qualcuno lo traduce, un impostore buono, cioè non un imbecille, un insipiente, un ignavo, uno che passa da un'esperienza all'altra ma non matura mai, proprio il contrario dell'uomo che si forma attraverso un percorso di crescita. Ecco, Peer Gynt diviene nelle mani di Ibsen appunto un, lo vediamo qua, non tanto un dramma, con più precisione, guardando questa che è l'edizione Princeps, quella del 1867, pubblicata, come vedete, a Copenaghen, è Dramatics Dict. Dict vuol dire un poema drammatico, infatti è
un dramma scritto sì, ma in versi, in versi. E in questo dramma noi abbiamo, in cinque atti, classicamente diviso in cinque atti, anche se con una certa asimmetria, perché i primi tre sono più brevi, sono tutte le sue scorribande in Norvegia, le donne abbandonate, la visita al re della montagna, l'incontro con questo personaggio importante che si chiama il Grande Curvo, che è proprio l'immagine proprio dell'indolenza, quello che gli dice, ma sì, te stesso, abbastanza. Quello devi essere, non crescere, sii te stesso. C'è proprio la rinuncia, no? Invece alla, come dire, all'attitudine eroica. Ecco, in questo dramma lui nei primi tre atti vive in Norvegia attraverso mille vicissitudini, ha una madre anziana che lui delude in ogni momento, ha un padre di cui non onora la memoria, questa donna che per qualche motivo è la tipica figura della donna salvatrice, lo aspetta inutilmente, la vedremo fino alla fine, e poi a un certo punto decide di lasciare la Norvegia, di provare a crescere, andare in giro, ma in realtà diventa un avventuriero, uno schiavista, un commerciante di uomini, e lo troviamo nel quarto atto in Africa. In Africa inizialmente lo troviamo sulle rive del Marocco, dopo che è andato a reclutare schiavi, forse un po' più a sud, parla con degli altri mestatori come lui, in una scena abbastanza disgustosa che è aperta però dal tema che tutti conoscete di Peer Gynt. Tutti l'avete sentito questo. Ecco, questa è la pagina più oleografica che scrive il suo amico e collaboratore Edvard Grieg. Edvard Grieg, che è incaricato da Ibsen, una volta che il dramma è compiuto, di portare in scena il testo, che però lo stesso Ibsen si rende conto, derogando a qualunque regola pseudo-aristotelica, è un testo difficilissimamente portabile sulla scena, perché si svolge in tanti posti diversi, in tante epoche diverse, con una quantità impressionante di personaggi, quindi nessun imprenditore di teatro metterebbe in scena una cosa del genere. Infatti Ibsen decide di accorciare questo dramma, e probabilmente quando lui, Grieg, ha già cominciato a comporre le cosiddette musiche di scena, cioè non era l'idea di fare un'opera, era di creare delle pagine musicali brevi, degli interludi, un po' come abbiamo fatto noi prima, da infilare in mezzo alla recitazione. Quando scrive il nostro Grieg una delle scene importanti, che è la visita al Colosso di Memnone, si troverà poi in una situazione di disagio che vedremo tra un secondo. Questo è scritto piccolo, ma vediamo in arancione la parte che adesso vedremo poi ingrandita. Si tratta delle parole che avrebbe detto dinanzi a Peer Gynt, che visita tutta l'Africa alla ricerca delle radici, dell'antichità. In realtà, dice Ibsen, l'Egitto che visita lui nell'Ottocento è un Egitto in decadenza e somiglia molto alla Norvegia dei suoi giorni, cioè lui non riesce neanche lì a trovare conforto, vede sfacelo anche lì, vede questo colosso e non riesce a pensare l'aspetto, come dire, come poteva essere monumentale, o anche solo la voce che emetteva, lo vede così, come un manufatto oramai sgretolato. E il colosso, quando ci va lui, a differenza di quello che è successo qualche volta a Vibia, a Sabina e al Balbilla, parla subito. Qui c'è tutta la descrizione, potrete poi vederla eventualmente in un altro momento. Questo è ciò che dice. Parla. Anzi, dice Ibsen, singer, canta. Cosa canta? Dalle ceneri del semidio si levano ringiovaniti uccelli canori. Parla di se stesso. Zeus, l'onnisciente, li creò lottatori. O civetta, fonte di saggezza, dove dormono i miei uccelli? Tu devi morire o sciogliere l'enigma del mio canto. Vedete, il colosso ha acquisito proprietà oracolari. Lo si andava a sentire, dato che non si capiva cosa dicesse, e gli sono state attribuite nel tempo qualità oracolari. Basando questo canto,
sulla storia raccontata da Ovidio nelle Metamorfosi, che introduce l'elemento degli uccelli, cioè pare che una volta all'anno, dice lo zodiaco, quando gira lo zodiaco, intorno a Memnone si affollino due stormi di uccelli che si combattono, in qualche modo rievocando il combattimento di Memnone con Achille, e poi cadono di nuovo, cioè fanno in qualche modo un omaggio al valore del guerriero, ecco, e poi ricadono giù. Bene, giunto a questo punto, vediamo il compositore Edvard Grieg, che vedete è più giovane di Ibsen, era quindi un po' come Schubert, un ragazzo alle prime armi, a cui Ibsen, insieme al direttore del teatro, commissiona queste musiche con cui sostenere il dramma. Cosa succede? Gli scrive una lettera a Ibsen, che lo mette un po' fuori gioco, gli dice quasi tutto il quarto atto, che è quello dove c'è la scena di Memnone, sarà tagliato nella rappresentazione. Ibsen cerca un po' di tagliare il suo dramma per metterlo a posto e portarlo in scena. Al suo posto, e gli dice, ho immaginato un vasto affresco musicale, una lunga pagina orchestrale che in qualche modo riassume questa peregrinazione di Peer Gynt in Africa, perché poi nel quinto atto Peer Gynt torna in Norvegia. Che suggerisca i vagabondaggi di Peer Gynt per il mondo, melodie americane, inglesi, francesi, potrebbero presentarsi come cangianti e fugaci motivi. Il coro di Anitra e delle fanciulle, ragazze arabe, può dirsi dietro il sipario, insieme alla musica dell'orchestra. Intanto s'alzerà il sipario, si vedrà come una lontana visione di sogno, e questo è l'unico quadro norvegese di questo atto, è appunto un flashback che ci porta in Norvegia, dove Solveig, questa donna che lo aspetta, canta una canzone, dice io sono qua, ti aspetterò filando, insomma, questo è un grande topos della poesia e della musica, l'olandese volante di Wagner è fatto esattamente così, senta, e la donna, la Rettende Schwester, che salverà l'olandese, stando nel suo villaggio, sognando il ritorno di questo irlandese filando con le sue amiche. Solveig, signora ormai di mezza età, che canta seduta al sole davanti alla sua casa. Dopo il suo canto, il sipario si abbassa lentamente, la musica continua, trapassando nella descrizione della tempesta di mare con cui comincia il quinto atto. E quindi il canto di Memnone sembra essere sparito dall'idea di rappresentazione di Ibsen. Peccato che probabilmente Grieg l'aveva già scritto. Oppure disse, vabbè, magari ci ripensiamo. Cosa scrive Ibsen? Grieg, e andiamo a chiudere. Innanzitutto fa una scelta di natura timbrica, dice per suggerire il canto di questo colosso, lui innanzitutto decide di non intonare le parole del colosso, decide di evocarla in qualche modo, forse il rumore, il suono di Tacito, era imbevuto di cultura classica probabilmente, e forse aveva anche ascoltato Schumann, perché lui divide l'orchestra in due, mette gli archi da una parte e i corni che fanno eco agli archi, cioè fa più o meno questo, archi. Anche il contrasto fra queste che sono linee vuote, piatte, non c'è armonia qua, un po' come dei raggi di sole che arrivano con il primo raggio che arriva, corni invece suono evocativo, tanti, tre, quattro corni, fanno l'eco e ci mettono l'armonia, archi. Corni. Archi di nuovo. Corni. Archi di nuovo. Tipica scena luminosa, anche nel teatro degli anni, dei secoli precedenti, quando parlano gli dei c'è questo clima teso con questa musica priva di sostegno armonico, musica dura, musica lineare, senza. E lui questo eco che mette coi corni gli serve per rendere arcaica e arcano questo suono.
E adesso arriviamo al punto più interessante che conclude la nostra ascolto, poi ascoltiamo brevemente il pezzo fatto dall'orchestra. Quando arriva a questo punto c'è stata un'alternanza un po' meccanica tra ciò che fanno gli archi e ciò che fanno i corni facendo l'eco. Ecco, giunto qua, Grieg introduce delle note nuove. Armonicamente gioca, come se fosse capitato qualcosa. Accelerazione, probabilmente la profezia è stata evocata quando arriva la domanda, devi sciogliere l'enigma, è incalzato l'ascoltatore da questa crescita del ritmo armonico e poi si spegne. Per la prima volta va verso l'acuto, nelle ultimissime note, e vedremo tra un attimo che lui qui ha stato, come vedremo, di assegnare ad altri strumenti queste tre note, o per dare una specie di sfasamento, come se fosse accesa una lampada, una luce, o se fosse comparso un personaggio. È uno stacco proprio dopo che uno è entrato in questa dimensione tipica, ecco, di colpo queste tre note, e poi... Mandiamo la traccia MP4, grazie, un ascolto di un minuto e mezzo. Canto di questo colosso, ma non descrive nulla e non intona le sue parole. Cosa è successo? Ibsen alla fine decise veramente di abolire quella pagina dalla rappresentazione del suo dramma e disse a Grieg, guarda, l'hai composta, va bene, ma la usiamo da un'altra parte. In questa edizione vedete che dal fondo del quarto atto la musica è stata retrocessa all'inizio del terzo. Questa musica è stata poi presa e spostata a descrivere una foresta norvegese immersa ancora nel buio. L'infinita possibilità di semantizzare la musica qui, o torto collo, poverino Schumann, Grieg si era ingegnato per scrivere una musica adatta ovviamente a evocare la grandiosità, anche il suono rauco del colosso. Tutto questo è stato invece poi spostato, come vedete in questa edizione, che oggi invece è stata restaurata nel suo punto giusto, ma per decenni è stata eseguita lì questa pagina. E vediamo come ultima cosa, su cui concludiamo, proprio questo processo. Ecco, questo è l'autografo di Grieg. Vedete che inizialmente c'era
un numero 12 pensato, cioè non è stato un numero 20 che era pensato lì, quindi verso la fine della serie dei numeri. Questo pezzo è spostato invece al numero 12, cioè è stato spostato all'inizio del terzo atto. Qui c'era una didascalia che diceva: Peer Gynt arriva dinanzi al colosso, si mette a guardarlo, ode una musica, musica si vede qua sotto, c'è scritto, barrato, tappet op, cioè sipario su, appunto dopo la canzone di Solveig lassù in Norvegia, sipario su per il momento di Memnone, tutto questo finisce e vedete anche che lui inizialmente aveva previsto l'adozione di un flauto, un clarinetto e un fagotto che entrerebbero proprio su quelle tre note finali che vi ho fatto sentire prima. Lassù avrebbe dato con questi tre strumenti dal timbro così individuale, avrebbe rotto questo equilibrio magico creato dall'alternanza tra gli archi e i corni. Ecco, tutto questo è sparito per tanti anni. E proprio quello che abbiamo sentito è invece una registrazione fatta qui dall'Orchestra Nazionale della RAI di Torino una ventina d'anni fa, in cui, non dico per la prima volta, ma è stata una delle prime registrazioni in cui finalmente il suono del colosso è tornato al suo posto. Abbiamo reso a distanza di tanti anni giustizia al progetto di Grieg, che è naufragato solo per il fatto che il dramma è irrappresentabile e quindi quel pezzo collocato lì non consentiva una transizione fluida verso il quinto e ultimo atto. Questa è la vicenda allora del musicale del Colosso di Memnone, l'abbiamo vista attraverso il lead di Schubert, il canto a cui Schumann, io credo in una sua lettera giovanile, parlando di una donna che evidentemente gli interessava, lo scrive a un suo amico, dice: ha su di me l'effetto che ha il raggio dell'aurora sulla statua di Memnone, dice a un certo punto. E poi scrive i canti dell'alba che abbiamo adoperato qui, e questa invece è la musica teatrale scritta con umiltà, cioè cercando di immaginare il suono che nessuno ha mai più udito da quando Settimio Severo, chi per lui, ha deciso di restaurare il Colosso. Vi ringrazio. Affascinante che ci ha fatto fare, e fra l'altro rimpercorrendo non solo le fonti storiche ma anche l'evoluzione musicale attraverso i secoli. Peraltro, non l'ho detto prima, ma in un momento importante per Luxor, proprio stasera si sta per inaugurare la via processionale che va dal Tempio di Luxor al Tempio di Karnak. Sono più di 3,5 chilometri di via che veniva utilizzata durante le processioni, che in una serie di scavi a partire dal 2005, poi con un'accelerazione del 2006 si è cercato di ritrovare questa via processionale delle Sfingi, ed oggi viene inaugurata e ci fa ritornare nel tempo al periodo importantissimo delle processioni del nuovo anno e della magnifica festa della valle, quando la statua del Dio lasciava il Tempio, che non era una casa di preghiera, ma era il luogo in cui il Dio viveva e poteva essere visto dalla popolazione. E poi, come abbiamo visto anche nei testi che ci mostrava lei oggi, c'è un ruolo sempre importante del sole, i raggi del sole che irradiano la statua e che gli permettono la rigenerazione. Quindi è stato un bel modo da Torino di ricordare anche quello che sta avvenendo a Luxor. Quindi ringrazio ancora lei, ringrazio le due attrici che ci hanno fatto rivivere la visita dell'imperatrice e della poetessa all'epoca di Adriano, nel 130 d.C., e ringrazio tutti voi per essere stati qui stasera. Grazie. Grazie. Grazie mille. Forse abbiamo fatto un poco tardi, ma abbiamo detto...